Sì, molto felice, no, non solo perché ho fatto mia ottava rete, sino perché abbiamo vinto. Queste sono le partite che noi dobbiamo vincere, così con l'aiuto della gente, con la forza nostra dentro del campo, ci salviamo sicuro. Totò, una bella doppietta. Ma diciamo che di bello c'è soprattutto la vittoria della squadra, era questo che ci interessava. Balbo e De Vitis non sono alternativi. L'Udinese ha ritrovato una brillante coppia gol che ha sempre risposto alle sollecitazioni dei centrocampisti e ha dato senso alla manovra complessiva della squadra. Anche se un rigore per uno sfortunato intervento di Righetti in area ha spianato la strada ai friulani dopo neanche 20 minuti, i meriti dell'Udinese sono stati sempre chiarissimi. Marchesi ha presentato una squadra tirata a lucido, concentrata, solida nelle zone nevralgiche del campo. E questa Udinese dirà senz'altro la sua nell'infuocata lotta per la salvezza. Mattei, Orlando, Iacobelli, Paganin sono stati i padroni delle fasce. I loro continui inserimenti hanno a poco fiaccato la resistenza pur lodevole dei leccesi. Gli uomini di Mazzone hanno disputato un buon primo tempo e hanno anche dimostrato carattere quando si è trattato di contrastare un Udinese più agile e fresca. Il Lecce ha raggiunto il pareggio su calcio di rigore per un intervento di Galparoli su Pasculli. La trasformazione è stata di Virdis, un campione che il pubblico friulano ricorda sempre con affetto. Ma il Lecce non è riuscito ad arginare l'Udinese prima dell'intervallo e questo è stato un gravissimo errore. I bianconeri hanno approfittato di una disattenzione collettiva della difesa ospite e sono nuovamente andati a segno con l'argentino Balbo, che ha così raggiunto quota 8 con un'invidiabile media tra minuti giocati e reti realizzate. Anche nella ripresa l'Udinese ha lavorato con umiltà, ha corso moltissimo, ha nascosto quasi sempre il rientrante Garella agli attaccanti avversari ed ha agito con efficacia in contropiede. I bianconeri hanno costruito altre occasioni fallendole per un soffio, finché non è venuto il gol del 3-1, un'azione nella quale sono entrati quasi tutti gli uomini migliori dell'Udinese, da Mattei che ha calciato il corner, a Orlando che ha effettuato il cross, al colpo di testa di Sensini e infine il colpo di grazia di De Vitis. Marchese, se il campionato della salvezza doveva iniziare con oggi contro il Lecce, mi sembra che sia iniziato bene. Sì, solo che il campionato è molto lungo e per noi è ancora molto in salita e quindi dobbiamo considerare tutte le partite che vengono un po' come quella di oggi, con la possibilità di giocarcele e senza troppi condizionamenti. Ecco, la squadra oggi ha risposto molto bene. Sì, molto bene, ancora con buone trame davanti, ma ancora con qualche cosa che vorrei rivedere anche meglio, però è chiaro che oggi era una partita delicata e l'abbiamo affrontata nel modo giusto ottenendo un risultato importante. Virdis, il Lecce fuori casa non va, come mai? Sì, direi che ormai è da un po' di tempo che non va, direi che cerchiamo in tutte le maniere di trovare darci delle risposte per trovare delle soluzioni, però finora non le abbiamo trovate, visti i risultati. Dobbiamo a tutti i costi riprenderci perché la situazione non è molto rosa.